Tre, addirittura quattro, le liste che potrebbero formarsi in vista delle prossime elezioni comunali di Aieta. Un numero esagerato per un paese di quasi 1.000 votanti, di cui quasi 300 all'estero. E per questo motivo ecco la proposta del sindaco uscente Gennaro Marsiglia. Sarei per una lista unitaria, ritenendo che una piccola comunità non ha motivi di dividersi su questioni amministrative, su questioni tecniche. 686 cittadini che hanno votato alle ultime elezioni comunali di Aieta, tenutesi il 28 maggio 2006, il 70% dei 971 cittadini aventi diritto. Un dato che porta Marsiglia ad invitare tutti alla calma. Sarebbe necessario uno sforzo di buona volontà da parte di tutti a fare un passo indietro. Io la mia disponibilità già l'ho data, non tanto come sindaco perché non sono più ricandidabile, ma anche come movimento a metterci in discussione per far sì se riusciamo a trovare la quadra su una lista unitaria, in modo tale che non ci siano liti, divisioni o quant'altro, ma ci sia un clima tranquillo e proficuo. Il fatto di creare comunque una lista unitaria vorrebbe dire far venire meno maggioranza e opposizione. La popolazione di Aieta come potrebbe vedere questa mancanza che poi è anche lo stimolo della politica? La maggioranza del Paese sicuramente, se ci fosse data la possibilità, sarebbe per una lista unitaria. Quindi, perché qual è il problema? Che spesso maggioranza e minoranza non viene visto come un ruolo costruttivo, collaboriamo, lavoriamo assieme per il bene comune. Viene visto che chi costruisce e chi distrugge o denuncia. E a questa minoranza nessun cittadino, ma parlo, non parlo a Eta, ma parlo per tutti i cittadini, ci sta. Se ci fosse una dialettica normale di collaborazione, ripeto, non ci sarebbe nessun problema fra maggioranza e opposizione.